Oggi affrontiamo la questione del perché così tanti cristiani si attengono alla falsa credenza che la punta della penisola del Sinai sia il luogo in cui Mosè ricevette la Torah da Dio. Sapete, la cosa veramente interessante di tutta questa faccenda è che fino al 300 d.C., in Egitto, in Canaan, Arabia o in qualsiasi altra parte del mondo, per questa materia non c'erano pensieri o prove dal punto di vista storico, culturale o tradizionale che la punta della penisola del Sinai fosse collegata al Monte di Dio, noto anche come Monte Horeb o Monte Sinai. Questa falsa credenza non prese piede fino a quando la fede messianica originale non si fosse trasformata in una religione completamente gentile, che alla fine ha cercato di rimuovere qualsiasi elemento di ebraismo dalla storia biblica. Come sia nata questa convinzione è quasi troppo banale quando si guarda a ciò che è realmente accaduto. Intorno al IV secolo d.C., un piccolo gruppo di monaci viaggiò per la regione e quando giunsero sulla punta della penisola del Sinai a sud, si dissero qualcosa del genere. Ma aspettate un attimo, questa particolare montagna non assomiglia proprio al monte di Dio descritto nell'Antico Testamento? Ovviamente questa è una mia parafrasi, ma è più o meno quello che è successo. Da quel momento, questi monaci decisero in modo del tutto arbitrario e infondato che la punta della penisola del Sinai corrispondesse perfettamente alla descrizione biblica e basta. Decisero di concludere che questa fosse la vera montagna dove Mosè ricevette i 10 comandamenti e continuarono persino a nominare la cima di quel monte lì come Monte Sinai. E fu da questo evento assai banale e nient'altro di più che la Chiesa gentile giunse alla falsa conclusione che questa era l'area di cui parlava Mosè in Esodo 3:12. I monaci allora vi costruirono una chiesa e questa falsità ci perseguita ancora fino ad oggi. E naturalmente, questo fu solo l'inizio delle molte falsità perpetrate dalla Chiesa gentile antisemita e che avrebbe continuato a promuovere con il tempo. Infine, com'è possibile che ancora oggi i credenti odierni non sappiano dove si trova il vero Sinai? La risposta che mi sono dato è piuttosto semplice. Non leggono la Bibbia e quindi ignorano totalmente l'affermazione, non dico degli storici Flavio Giuseppe o di Filone, ma addirittura dell'apostolo Paolo, tanto venerato da loro, e che ha confermato che il Sinai era proprio in Arabia.